Buongiorno Don Peppe. Buongiorno. Io ogni tanto vengo a farti visita. Ah, ma mi fa piacere. Qua siamo nel tuo giardino. Sei meritevole di grande lode. Qua siamo nel tuo... L'unico a Sant'Alo che si occupa della sua città. Forse mai ci vedono qua, ma dico sempre che devo finire e spero di finire questo lavoro. Ma io mi auguro che tu continui a farlo questo lavoro. Sì, ma... Sant'Alo se lo merita. Don Peppe, io ti volevo chiedere questo. Io... ho visto che all'interno del palazzo era esposta questa foto, una foto famosissima anche perché è stata pubblicata dal centro qualche anno addietro. Sì. Tu, probabilmente tu avrai una copia originale, non quella pubblicata dal centro. In ogni caso, Don Peppe, lì che strada è ritratta? Questa è Corso Umberto I. Corso Umberto I. Sì, sì, sì. Quindi noi lì vediamo, in fondo... Oltre la casa mia vediamo a casa di Balduzzi. No? La casa di Balduzzi? Questa c'era pure dei De Vito, sta casa, adesso ci abitano i Ciresi. Sì, sì. Chi ci stava? Il Don Peppino? Ma penso qualche cantina, qualche locale pubblico. Sì. Sotto c'era una cantina, anche di rimpetto c'era la cantina dei Balduzzi, se non è. Sì. Di Zio Angelo Balduzzi. Però proprio in questa casa qua, Don Peppino, questa dove vi sono molte persone davanti, che era dei De Vito, da mio nipote Ivano, poi sta demolita e ricostruita. Sì. I De Vito, Gaetano De Vito, nato nel 1804, che è venuto da San Buono, si è trasferito a Sant'Alo. Sì. Abitava qui, Pur Sant'Alo finiva con la porta della terra. Sì, sì. Dopo questo Gaetano De Vito ha costruito questo... Ho capito, quindi all'origine la famiglia De Vito abitava qui. Mm. Però il comune di San Salvo, da quel che ha scritto mio padre... Qui c'è stato il comune, un periodo di tempo, il comune di San Salvo ha preso in fitto questa casa per usarla come casa... di città. Sì, perché la sede comunale che stava a fianco alla chiesa di San Giuseppe, si bruciò. Ci fu un incendio. Vi fu un incendio. Lì, siccome c'era pure la scuola, quante belle sto ciullate, si sente chiù, siamo al centro del paese. Ecco, non possiamo... Anche lui gradisce. Non possiamo inquadrarlo, perché chissà dove si trova. Però guarda, è difficile. Che è sicuro. Dove stanno? Tornando a noi, prima di quella casa, la vecchia sede del comune che stava a fianco alla chiesa di San Giuseppe si bruciò. Si dice, almeno questo mio padre forse lo scrive pure, a causa di un incendio che si sviluppò per un braciere acceso. Lasciato da un maestro elementare. Mio padre fosse pure un uomo di questo. Quindi questa è stata la causa probabile di quell'incendio. Che si è bruciato mi risulta pure a me. Sì, abbiamo l'archivio comunale, l'anagrafe. Vi sono dei cartellini ancora bruciati. L'hanno lasciata al ricordo. Ma quel che si è salvato, perché poi in fondo non abbiamo proprio per questo motivo un antico archivio storico. È stato distrutto tutto. Quindi Don Peppino, che succede? Casa brucia. Ricordo in quell'occasione che i miei familiari aprirono la cisterna e sono venute tante persone a prendere l'acqua per cercare di domare l'incendio. Queste gli avi, i tuoi avi, perché non so... Io ancora nascevo. Tu non ancora nascevi. Quindi Don Peppino, questa foto storica, adesso cercheremo... Qualcuno, non so se sta pure qualche tuo parente qua. Comunque, una cosa è certa, Don Peppino. I nostri nonni e padri. Una cosa è certa, che questa folla che si vede qui era una folla che stava dinanzi al comune. Quindi praticamente lo comune, Don Peppino, e sempre parlavano con conte cristiano. C'è sempre bisogno di qualcosa. Se l'hanno sempre ripetito con me, no? Io pure ho fatto il sindaco.
facevo il sindaco e il medico. Però mentre visitavo mi venivano a chiamare che dovevo andare al comune a mettere le firme e chiudevo l'ambulatorio e correvo là. Poi quelli venivano anche al comune da me. Quelli dell'ambulatorio? Ma fammi la ricetta qua che devo rifare la puntura a mio nipote, alla bimba. Perché alle 11, insomma, alla fine io facevo l'ambulatorio, si era trasferito dentro il comune e allora ho chiesto di mettermi perché non potevo fare due cose contemporaneamente. Quindi Don Peppino, hai fatto il medico sindaco quando ricevevi il tuo ambulatorio e hai fatto il sindaco medico quando invece dovevi visitare al comune. La visita mi sono fatta una mano comune, ci ho detto, fammi una visita, ecco, Don Peppino. Dice che alle 10 devo rifare la puntura al farmacista e fammi la ricetta. E poi io dicevo, mo che esce questa ricetta, nascondila e di che sei venuto per un'altra questione qua. Se no quelli là che aspettavano fuori, perché magari gli si aveva formulato la lampadina, oppure dice, ma che magari Don Peppino, ecco, invece da pensare alle lampadine, la lampadina è la cosa, ma che mi si è fulmunata. Fa l'ambulatorio medico. All'ufficio comunale. Ci hai svelato anche questo come si può definire, questa bellissima storiella, di quando tornavo a casa verso le 3 alle 4, mia moglie aveva già mangiato, non si capiva niente in quel periodo. Allora, si è detto Don Peppino, si che vede chi è, che vuoi Cristo, che se le prega. Più o meno questo. Si cerca di accontentare, ma quando non c'è il tempo materiale, bisogna decidere da farsi, insomma. Va bene, Don Peppino. Allora, ti saluto di nuovo. Grazie. Inquadrando questa fotografia. Saluto tutti gli amici di San Giallo. Speriamo qualche altra volta che ci rincontreremo. Don Peppino. Speriamo di vivere ancora un bel po' di tempo. Ha detto una volta un cucchiaio di Santo Salvo, questo me lo raccontava mio padre, ha detto a me Cristo non mi frega. Sempre a gamba fino a quando mai a morire. ciao Don Peppe. Ha detto la verità. Ciao Don Peppe, grazie, ciao.